Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Allora, nel video di oggi impareremo a lavorare il punto incrociato con il telaietto rettangolare. Abbiamo già visto nei precedenti filmati come lavorare il punto inglese sia con il telaietto rettangolare che con il telaietto circolare. Se qualora i video vi fossero sfuggiti, vi posto i link sul lato sinistro del vostro schermo. Mentre se volete costruire un telaietto rettangolare come questo fatto in casa, vi posto il mio filmato in alto a destra. Dunque, creeremo un semplice scaldacollo oppure una sciarpa con il nostro punto incrociato. L'effetto del punto incrociato è questo. Si genera praticamente una trama che ricorda un po' una sorta di treccia. Il punto è di grande effetto. Questo è un lavoro che ho fatto con due colori che vedremo in un prossimo tutorial e che appunto è stato fatto per il mio piccolo. E lavorarlo è molto semplice. Innanzitutto dovremmo utilizzare della lana spessa, quindi della lana che è possibile lavorare con i ferri del 7 e dell'8 e creiamo un piccolo cappio per iniziare. In questo filmato vi farò vedere appunto come elaborare questo punto. Non creerò progetti particolari, io di solito ne faccio cose molto lineari, ovvero sciarpe o scaldacolli come quello che avete visto in precedenza, quindi lavorano un tot di maglie che possono essere 10, 12 chiodi piuttosto che 16. Si crea una lunghezza di circa 1 metro, 1,20 m a seconda della larghezza del collo e poi si cuciono le due estremità così come ho fatto io. Altrimenti, se ne volete appunto fare una sciarpa, elaborerete la larghezza ovviamente in base al numero dei chiodini che andrete ad occupare con la lana e la lunghezza la deciderete voi. Allora, come lavoriamo questo nostro punto incrociato? Abbiamo creato il nostro cappietto che inseriamo nel primo chiodino in basso. Allora, come suggerisce il nome del punto, il filato andrà incrociato. Dunque, avvolgiamo il chiodino superiore, passando dal lato destro per andare verso il sinistro, scendiamo in basso, spingendoci verso il lato destro ed incrociando il chiodino verso il lato sinistro. Vedete, a questo punto abbiamo praticamente incrociato il nostro filo sul chiodino. Passo sopra, lato destro, lato sinistro. Ho incrociato il mio filo. Vado giù, lato destro, lato sinistro, ancora, lato destro, lato sinistro dalla parte superiore, mi sposto, destra, sinistra, sopra, destra, sinistra, sotto, destra, sinistra, quindi avvolgo praticamente il mio chiodino incrociandovi il filo attorno. Mi sposto ancora. È molto semplice. Quindi la particolarità rispetto al punto inglese che appunto avvolgo i miei chiodini incrociando praticamente il filo sopra. Ora io lavoro giusto questi pochi chiodini di modo da farvi vedere come si sviluppa questo punto. Ora in pratica devo elaborare il mio secondo giro, dopodiché sfilerò il lavoro dai chiodi e nel tornare indietro dovrò muovermi in senso contrario. Quindi, trovandomi in questo punto, dovrò avvolgere il chiodino passando prima da sinistra e poi a destra. Quindi,
Per quanto riguarda il chiodino frontale, passerò a sinistra e poi mi muoverò verso destra. Quindi sinistra, destra ed incrocio così il mio filo. Anche nei chiodini successivi, sinistra, destra, mi muovo sopra e incrocio, sinistra, destra, vado in basso, sinistra, destra, in alto, sinistra, destra. Vedete, il filo è completamente incrociato nel punto dei chiodini. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Voilà, ho così concluso il mio secondo giro. Abbasso poco poco il lavoro, ma a questo punto devo sfilare il lavoro dai chiodini, quindi mi aiuto con il mio uncinetto, afferro i punti posti al primo giro e li faccio passare sopra il secondo giro, sia da un lato che dall'altro. In questo modo. Quindi afferro il punto elaborato al primo giro, lo faccio passare al di sopra del secondo giro e faccio così fino alla fine del mio lavoro. Ecco, ho sfilato completamente i punti, quindi riparto muovendomi verso destra e quindi incrocerò il filo così come ho fatto in pratica al primo giro, quindi incrocerò avvolgendo il mio chiodino col filo che passerà a destra, sinistra, 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 destra, sinistra e così via. Sfilerò quindi il lavoro. Il giro successivo, che sarà quello che andrà verso sinistra, avvolgerò il chiodino facendo passare il filo prima a sinistra e poi a destra, quindi veramente molto molto semplice. Ora faccio un po' di giri così vediamo poi alla fine insieme come poter chiudere il lavoro. Eccoci dunque, dopo un po' di giri, questo è il lavoro che ho ottenuto, non precisissimo perché io ho utilizzato una lana un pochino più sottile, quindi vi consiglio sempre di utilizzare lane spesse, anche lane che è possibile lavorare con i ferri del 9 e del 10, di modo da ottenere una trama un pochino più precisa come questa che ho ottenuto io per questo scaldacollo. Comunque sia, il risultato ovviamente è molto molto simile. Questo è il punto, il nostro punto incrociato. Ecco, vedete, questa è la nostra trama. Supponiamo di aver concluso la nostra sciarpa oppure il nostro scaldacollo, andiamo a chiudere il lavoro. Possiamo spostarci per chiudere il lavoro sia frontalmente che lateralmente. L'importante è che l'ultimo punto che andremo a sfilare sia questo, ovvero l'ultimo punto elaborato. Sfiliamo il lavoro così come abbiamo fatto nel nostro tutorial relativo al punto inglese, quindi andremo ad afferrare questo nostro punticino che porteremo nel punto posto dalla parte frontale, quindi afferriamo con il nostro uncino il punto posto nella parte frontale, sfiliamo totalmente il lavoro. Ok, quindi ci posizioniamo al di sopra del punto frontale posto dalla parte opposta, afferriamo il punto sottostante e sfiliamo
il lavoro. Voilà, ci spostiamo nel punto frontale, afferriamo il punto posto in questo nostro chiodino, sfiliamo il lavoro. Ci posizioniamo su questo chiodino con il nostro uncino, afferriamo il punto posto su questo chiodino e lo sfiliamo. È lo stesso procedimento che abbiamo fatto per sfilare il lavoro con il punto inglese, nulla cambia nella chiusura del lavoro. Quindi ci spostiamo su questo chiodino, afferriamo il punto posto in questo chiodino e lo sfiliamo totalmente. Voilà, e così completiamo fino alla fine. Ecco, sto concludendo, sto sfilando gli ultimi due punti. Ok, ed ora l'ultimo punto. E voilà. Ho così concluso il mio lavoro. Questo è il nostro punto inglese, molto molto semplice da lavorare. Io ripeto, ne faccio cose molto lineari, quindi scaldacollo, sharp, però con il tempo magari potremo vedere anche di elaborare progetti un pochino più complessi. Spero dunque che il video vi sia piaciuto e che ovviamente vi sia utile. Ci vediamo quindi presto con un nuovo tutorial. Ciao a tutti tanto.